Agli arresti domiciliari nella sua casa d'Amelia dallo scorso 7 maggio, il presidente della regione Liguria, Giovanni Totti, chiede la revoca dei domiciliari. Questa mattina il suo avvocato Stefano Savi ha infatti presentato la richiesta di revoca. Senza entrare nel merito della vicenda e delle ragioni della misura cautelare, afferma Savi, riteniamo che in ogni caso oggi vi siano le condizioni per la revoca della misura o in subordine per una sua attenuazione. Per quanto riguarda il rischio di reiterazione del reato, tenuto conto del lunghissimo periodo delle indagini, 4 anni, i fatti contestati non potrebbero che risultare episodici rispetto al numero di campagne elettorali affrontate e all'attività di raccolta fondi per finalità politiche. Ciò solo dimostra l'inesistenza dell'asserito sistema. Nell'interrogatorio reso davanti ai pubblici ministeri, continua Savi, il presidente Totti, lungi da negare la realtà fattuale evidenziata dalle indagini, anzi confermandola, ha esposto la sua ricostruzione dei fatti, sostenendo la sua buona fede. Pertanto, appare oggi evidente che, certa la volontà passata e presente di non compiere atti illeciti, la stessa presenza dell'indagine, con le contestazioni mosse dal PM, sia tale da inibire ogni reiterazione di azioni simili a quelle contestate in attesa del giudizio. Le indagini svolte in questi 4 anni, le recenti audizioni di indagati e persone informate sui fatti e le ulteriori attività effettuate portano a ritenere l'insussistenza della necessità di ogni ulteriore protrazione della misura finalizzata a tutelare la prova. Alla luce di ciò, si ritengono non più sussistenti le esigenze cautelari indicate dal GIP.